Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. Oggi non abbiamo un nuovo device da mostrarvi, ma vogliamo farvi vedere il nuovo servizio Google Plus. Google Più, detto in italiano, è il nuovo social network di Google che strizza l'occhio a Facebook e vuole essere un concorrente o comunque un'alternativa tra i vari social network ormai affermati sul mercato come Twitter, Facebook, LinkedIn per il business e quindi Google Plus. Il servizio è disponibile soltanto su invito ed è accessibile tramite ovviamente il browser internet e l'interfaccia web oppure tramite l'applicazione disponibile al momento soltanto su Android. L'applicazione arriverà comunque anche per piattaforma iOS nelle prossime settimane, mesi, comunque appena Google la realizzerà. Partiamo dall'interfaccia web. Nel momento in cui andiamo ad aprire Google Plus avremo un'interfaccia che ci mostra al lato destro gli amici e tutta la parte relativa a conoscenze o la possibilità di andare ad aggiungere nuovi amici. Nella parte centrale troviamo invece una spiegazione su cosa sono le cerchie, su cosa sono i video ritrovi e gli spunti, ovvero per avere una maggior informazione su feed RSS, notizie, eccetera, eccetera. Sotto leggiamo un'informativa che questa è una fase appunto trial, quindi una fase ancora beta, mentre sul lato destro troviamo il nostro avatar, che ovviamente può essere personalizzabile, e tutta una serie di funzionalità che permettono di andare a visualizzare tutti i nostri amici divisi in cerchie. Queste sono le cerchie, quindi amici, famiglia, conoscenti, persone che seguo, colleghi, in arrivo e notifiche. Considerate che queste cerchie possono essere modificate e per esempio colleghi è stata aggiunta da noi manualmente. Sotto invece troviamo tutta la serie di persone con cui possiamo chattare che sono ovviamente collegate con l'account Gmail, e quindi sono i nostri contatti Gmail, Google Talk. Nella parte alta invece dello schermo troviamo tutta la possibilità di andare a visualizzare il nostro profilo e andare a vedere ad esempio le nostre notifiche. In più possiamo condividere sempre attraverso questa utility foto, video, link oppure la nostra posizione sulle mappe. Per condividere una foto è possibile andare ad aggiungere una foto, creare un album oppure caricare una foto dal proprio telefono. Se noi aggiungiamo una foto possiamo tranquillamente selezionare le foto direttamente dal nostro computer, dal desktop, oppure andare a selezionare ad esempio link, eccetera eccetera. Nelle impostazioni è possibile poi andare a accedere a tutto il mondo dei settaggi Google Plus. Cliccando sul nostro profilo, quindi lasciando la pagina di benvenuto, possiamo accedere a quello che è il nostro profilo. Troviamo ovviamente l'avatar molto più grande, in questo caso il nostro cellulare ha suonato per una notifica in arrivo. Troviamo, come dicevamo, il nostro avatar molto grande, possiamo ad esempio inviare una email, gli amici nelle nostre cerchie che ci hanno accettato e il nostro profilo in pratica. Qui è come Facebook, troviamo tutte le notifiche e tutti i messaggi che abbiamo ricevuto e con gli amici con i quali abbiamo condiviso eventuali messaggi. Nelle informazioni del nostro profilo troviamo ovviamente le informazioni ed è ovviamente possibile andare a sincronizzare il nostro Google Plus con Twitter e Facebook, infatti, e ovviamente l'account Picasa. Infatti se andiamo nel tab foto possiamo visualizzare le foto che abbiamo caricato, queste due, una è l'immagine del profilo e una è la foto che abbiamo caricato noi, più gli album di Picasa. Questi qui sono infatti album Picasa che possono poi essere visualizzati in maniera full e come vediamo c'è questa anteprima molto carina nel momento in cui passiamo sul mouse e possiamo vedere le immagini che sono state caricate all'interno del nostro album Picasa. Piccola curiosità, andando a vedere una foto abbiamo ritrovato il vecchissimo layout del blog Samsung quando eravamo ancora un po' all'inizio. Tornando direttamente all'interno del nostro Google Plus, in alto troviamo
quattro icone che ci permettono di tornare alle funzioni precedenti, quindi ogni tasto manderà alla home, al reparto foto, profilo e le cerchie. Torniamo quindi nel reparto home dove eravamo prima, possibilità ovviamente di andare a inserire i video, possibilità poi di andare a vedere tutti i più che abbiamo dato all'interno del nostro profilo. Abbiamo fatto un po' di prove facendo qualche più casualmente e tutti rimangono memorizzati, diciamo, sul nostro profilo. Inoltre c'è la parte Buzz, che permette di aggregare tutti i contenuti Twitter e Facebook all'interno di un'unica schermata. Quindi qui troviamo tutti i post, commenti o i mi piace all'interno del profilo Buzz e quindi possiamo tranquillamente interagire con gli altri social network. Molto interessante la pagina delle cerchie, dove è possibile andare a visualizzare tutti i contatti che abbiamo e che sono appunto presenti nelle cerchie. Molto carina la possibilità, come vedete, di andare a visualizzare l'avatar delle varie cerchie e appoggiandoci sull'avatar possiamo tranquillamente visualizzare tutte le informazioni relative a un eventuale utente, se queste sono inserite. Per spostare un utente basta trascinarlo e inserirlo in una determinata cerchia. Le cerchie possono ovviamente essere aggiunte, modificate e possiamo tranquillamente andare a creare o bloccare eventuali utenti che non desideriamo. La condivisione è molto semplice. È possibile andare a modificare il tipo di condivisione. In questo caso noi l'abbiamo messo pubblico, ma possiamo andare a selezionare che soltanto alcune cerchie possono visualizzare il nostro commento, comunque l'aggiornamento di stato che abbiamo inserito. Noi mettiamo pubblico, possiamo anche aggiungere ovviamente foto, video, link o altro. E pigiamo condividi, automaticamente verrà condivisa e rimane l'immancabile tasto più che ci permette di andare a fare appunto un plus al nostro commento. Tutto è ovviamente accessibile anche dallo smartphone. L'interfaccia è molto semplice, l'applicazione è ovviamente gratuita, troviamo nell'area di notifiche eventuali notifiche che ci arrivano e possiamo accedere alla nostra area di notifiche anche tramite l'applicazione. Nelle notifiche possiamo leggere tutte le nostre conversazioni e ad esempio dare un plus anche alla conversazione. È possibile moderare poi i commenti, cancellare i post eventuali e quindi avere un completo controllo di tutte le nostre notifiche, appunto. Rimangono le funzionalità classiche, quindi quelle che ritroviamo poi sulla versione desktop, quindi stream, la possibilità di vedere le foto e anche in questo caso le foto vengono caricate dall'account Picasa. Ora in questo caso abbiamo una connessione HSPA, quindi ci vorrà qualche istante prima di poter andare a visualizzare le nostre immagini. Però possiamo tranquillamente interagire col nostro account Picasa senza particolari problemi. Questa è la foto del nostro profilo. Qui troviamo le foto che vi abbiamo mostrato prima attraverso appunto la paginazione web. Le foto possono essere ovviamente anche in questo caso cancellate o possiamo moderare eventuali commenti e quindi scrivere un commento a una foto senza particolari problemi. Torniamo indietro visto che la connessione è un pochino lenta. Profile ci mostra il nostro profilo e tutti gli eventi che sono presenti. About è la funzione che ci mostra le nostre informazioni, quindi quello che noi abbiamo all'interno del nostro profilo, mail e così via, e di nuovo la parte foto. Non mancano tutti i settaggi, in questo momento l'applicazione è disponibile soltanto in inglese, quindi è ancora, nonostante l'aggiornamento 1.0.1 disponibile da poche ore, è ancora appunto soltanto in inglese.
un social network dunque che strizza da vicino l'occhio a Facebook, che crea una serie di attività interessanti e che speriamo possa diventare un nuovo concorrente ai già famosi Twitter, Facebook e LinkedIn, che comunque è leggermente diverso. Sicuramente nei prossimi giorni, nei prossimi update, ci saranno delle modifiche all'interfaccia web e sicuramente anche all'interfaccia che abbiamo visto sulla parte dello smartphone, e Google Plus si integrerà in maniera sempre più importante con tutti i servizi Google e quindi con tutta la piattaforma Google, sistema Google Chrome e così via. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog da Ainicolò.